Orsogna è il giorno dei talami, la secolare tradizione dedicata alla Madonna del Rifugio che si rinnova il martedì dopo Pasqua. I sette carri, che raccontano altrettante scene bibliche, hanno sfilato per le vie del paese dell'entroterra teatino, animati da bambini e adulti che hanno vestito i panni dei personaggi del Vecchio e del Nuovo Testamento, ritrovandosi poi nella piazza centrale di Orsogna. Ernesto Salerni, sindaco di Orsogna, cosa rappresentano i talami per Orsogna? Rappresentano una tradizione veramente molto molto importante e molto antica. Rappresentano quella che è la dimostrazione della coesione dei paesani e quindi degli orsognesi per le loro tradizioni ed in particolare per una delle più importanti tradizioni, che era quella proprio della Madonna del Rifugio, la cui chiesa era quindi in una zona di Orsogna chiamata Belvedere, dove purtroppo appunto per la collocazione che questa chiesa aveva proprio direttamente sul fronte è stata completamente distrutta nella Seconda Guerra Mondiale. Tutto parte da questa chiesa, dall'idea che a fine Medioevo ebbe un parroco di illustrare alla popolazione le sacre scritture Antico e Nuovo Testamento con delle immagini, no? Quindi proprio perché chiaramente non tutti erano acculturati e non tutti erano capaci di scrivere e di leggere, per cui molto importante era la rappresentazione tra virgolette teatrale di quello che erano appunto l'Antico e Vecchio Testamento. Queste le scene bibliche scelte per i sette talami: la creazione, primo atto della misericordia di Dio, realizzato Dante e Aiocco; la disubbedienza del popolo eletto, del teatro di Plinio; non giudicare, nessuno è senza peccato, di Laura Tenaglia; la chiamata di Matteo, di Giuseppe Zaccaretti; la dracma perduta di Giuseppina Candeloro; il figlio ritrovato di Giuseppe Zaccaretti; e la misericordia di Dio non ha confini di Giulia e Raffaele Sacramone in collaborazione con Paolo Di Scipio. Ad accompagnare la sfilata è stata la banda musicale di Orsogna, la Sarabanda di Lucia Cornelio. Livia Ceccarossi, presidente dell'Associazione Culturale I Talami di Orsogna, annuncia la replica in notturna della sfilata dei sette talami che avrà luogo la sera di Ferragosto. Per Ferragosto c'è la sfilata che proprio va in notturna, perché aspettiamo proprio... Cominciate a che ora? Intorno alle 10, perché deve essere proprio il buio, e poi finiamo insomma intorno a mezzanotte e qualcosa, e c'è questa particolarità che insomma vanno... notturna, vengono illuminati diversamente, non sembrano gli stessi, anche se sono gli stessi. Quindi l'invito è tornare a Ferragosto, perché insomma noi siamo qui per questo motivo, per accogliere tutti, non solo i nostri concittadini.